Il cinema mi ha sempre attratto, anzi io quando ho deciso di fare l'attore, non il momento preciso in cui l'ho deciso, ma insomma in generale volevo diventare un dio del cinema. Il mio grande idolo era Lawrence Olivier, forse voi manco più sapete chi è, così. Ma il teatro mi ha immediatamente rapito, perché il teatro si fa con dei testi di grande valore e quindi uno ha in mano l'universo quando fa quei testi. E tra l'altro appunto ho incontrato questo grandissimo maestro che era Orazio Costa, quando mi ha fatto veramente vedere cose che non avrei visto né da me né da altri, e questo mi ha fatto entrare proprio in questo mondo straordinario e anche difficile. Il cinema è venuto dopo, io ci avevo quasi rinunciato, poi però a un certo punto è arrivato e quindi l'ho fatto appena ho potuto, molto volentieri. Mi piace molto fare il cinema, anche perché è un modo di recitare completamente diverso dal teatro, di apparire completamente diverso, e quindi per uno insomma che fa questo lavoro è una variazione vivificante, diciamo. E poi il cinema ha in più questo vantaggio, sempre che lo sia, di rimanere, mentre il teatro ha il fascino però piuttosto poco rassicurante di sparire immediatamente. Sono due mondi diversi. L'ironia è una componente del mio carattere, evidentemente, quindi non faccio molta fatica a esprimerla e soprattutto non faccio fatica a trovarla dove c'è. È chiaro che poi quando è dichiarata non c'è bisogno di cercarla, ma ci sono dei testi anche tragici, anche drammatici, devo dire soprattutto di Shakespeare, dove l'ironia è sparsa. Magari non la si vede subito, ma insomma basta coglierla e poi la gente ci ride su. Come io dico peraltro in quella bella intervista che mi hanno fatto su Repubblica, io ho fatto ridere facendo le lire, non sempre, una volta così. Ho fatto ridere facendo l'Amleto, dove per l'appunto c'è molta, molta ironia. E in più l'ironia è per me una specie di arma di difesa contro gli altri e contro me stesso anche, così non mi monto troppo la testa, mi vedo anch'io un po' da lontano.